Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Oggi torna pesantemente il video letture mensile. Perché pesantemente? Perché questo mese ho letto 60 volumi, quindi sarà un video interminabile. Cercherò di parlare di queste opere il meno possibile a questo punto, per riuscire comunque a raccontarvi qualcosa un po' di tutto senza tenervi qui magari per ore. Vi ricordo come sempre che questo video è supportato da Starshop, il nostro store online di fiducia. Utilizzando il codice MARI15, oltre a godere, se fate acquisti dallo store online, oltre al 5% di sconto su tutto il catalogo, avrete le spese di spedizione gratis a partire da 15 euro. Ma che cosa state aspettando? Praticamente regalate. Alla fine del video passate su starshop.it e magari compratevi qualcosa. Direi di non indugiare oltre, di iniziare subito con la disamina dei volumi, altrimenti qui ragazzi non finiamo più. Come sempre partiamo dalle novità, per poi continuare con le serie in corso delle quali ho letto più di un volume, serie in corso, riviste, volumi unici e fumetti italiani. Questo mese non ci sono serie complete perché 60 volumi, ragazzi, con tutte le cose che avevo preso a Lucca eccetera, ci siamo arrivati facilmente anche senza una serie completa. Per quanto riguarda le novità, iniziamo subito con La nave di Teseo, del quale vi ho parlato pochi giorni fa in un video che trovate comunque sul canale, quindi vi invito semplicemente a recuperare il video su questo bel manga, lo trovate sulle schede e in descrizione. Non perdetevelo perché è una grandissima novità, grandissimo nuovo volume. Continuiamo con la novità di Init, ovvero Darwin Incident, un manga davvero particolare, mi è piaciuto davvero tanto. La storia di questo Human Z, ovvero un essere metà uomo metà scimpanzé, catapultato insomma nei giorni moderni dove abbiamo tante problematiche, oltre alla sua integrazione nel mondo della scuola abbiamo anche la presenza di una strana organizzazione terroristica che vuole sfruttarlo per strani fini. Devo dire, un volume molto molto interessante, ragazzi, una bella novità, ha vinto anche tantissimi premi in Giappone, sono molto curioso di continuarlo. Tra novità, un volume che mi ha divertito tantissimo, ragazzi, Night of the Living Cats, uno strano virus che trasforma gli esseri umani in gatti, e non si può resistere, perché se voi amate i gattini, vorreste toccarli, vorreste coccolarli, ma sareste contagiati, vi trasformereste in gatti. Vi immaginate un mondo del genere? Un mondo così apocalittico senza poter toccare i gattini? Devo dire, tanto assurdo quanto divertente. Novità veramente fuori di testa. Altra bella novità con questo bel cartonato, I Cavalieri dello Zodiaco Time Odyssey, ragazzi, bella serie, il primo volume mi ha convinto, comunque questa storia è un po' particolare, coinvolge soprattutto Phoenix, il nostro caro Ikki, Cavaliere della Fenice. Vediamo nuovi design di armature strafighe, devo dire che questo fumetto francese, tratto dall'opera di Masami Kurumada, veramente una piccola chicca, soprattutto se siete amanti della saga, altrimenti non so, non saprei. Sicuramente per gli aficionados è immancabile. Altra novità di cui vi ho già parlato? Attenzione, Finché morte non ci separi, anche di questo bel fumetto trovate un video a parte, quindi vi invito a recuperarlo nelle schede e in descrizione. Anche questa è una novità molto molto interessante, uscita proprio questo mese per edizioni Star Comics, quindi andate a recuperarvi il video, non vi dico altro perché altrimenti ragazzi voi i video non li guardate e volete tutto qui, insomma, guardate un po' anche gli altri video. Questo mese arriva finalmente anche la Ultimate Deluxe Edition di Soul Eater, questo manga lo aspettavo da un po' perché non l'ho mai letto e comunque apprezzo Fire Force tantissimo. Devo dire che rispetto a Fire Force questo primo volume l'ho trovato un pochino più confusionario, comunque si vede che c'è del grandissimo potenziale in questa storia e sono molto curioso di continuare. Il mondo di Soul Eater è piuttosto bizzarro, sicuramente abbiamo un Tsusho Kubo un po' più acerbo, lo stile di disegno è un pochino più grezzo rispetto a quello di Fire Force, che è davvero arrivato ad un livello ottimale soprattutto per queste opere shonen, però sono molto contento che sia arrivato in questa comunque bella edizione e me lo continuerò al 100%. Tra novità abbiamo due delusioni, Aomanju, in uscita per Bao, devo dire che non mi ha lasciato proprio niente questo volume, avevo preso la variant a Lucca per curiosità e non mi ha proprio convinto. Sì, queste storie di spiriti, ci sono alcune cose bizzarre che potrebbero essere anche interessanti, però nel complesso devo dire che no, non mi ha convinto, e per 8,90 ragazzi non lo continuo. Ma la vera delusione di questo mese è Delusive Samurai, Delusive, davvero un volume che non mi è proprio piaciuto ragazzi. Ci ho provato in tutti i modi, anche se è disegnato molto bene. In questo primo volume ci sono troppe ripetizioni, davvero viene reintrodotto sempre il protagonista che scappa, abbiamo capito che scappa, che è bravo a scappare, non c'è bisogno che ce lo dite ogni cavolo di capitolo. Ma soprattutto non mi è piaciuto questo strano monaco che
emerge subito e diventerà uno dei personaggi chiave già in questo primo volume. Le facce che dovrebbero essere comiche dopo la terza tavola diventano insopportabili, e praticamente nell'arco di un unico volume non succede granché e non mi ha convinto per nulla a proseguirlo, quindi anche questo, ragazzi, lasciamo perdere. Continuiamo con una novità che allo stesso tempo è anche una serie della quale ho letto più di un volume, ovvero, ragazzi, Dad Adventure, che è uscito per edizioni BD con questo bellissimo box. Alessandro Starace e Leonardo Berghella, due autori italiani bravissimi, che ci presentano questo manga dalle tinte fantasy, del quale vi ho già parlato nel video specifico, quindi vi invito a recuperare anche il video su Dada Adventure. Edizione bellissima, guardate che bel cofanetto con queste belle scaglie, anche i volumi all'interno hanno questa texture. Davvero un manga, secondo me, imperdibile. Una bellissima novità quest'anno, soprattutto se non avevate magari la vecchia edizione, c'è questa nuova edizione veramente bella con il volume 6 che esce per la prima volta. Quindi non fatevi scappare dall'Adventure, recuperate il video nelle schede in descrizione. Novità super. Continuando con le serie delle quali ho letto più di un volume, essenzialmente abbiamo un webtoon che mi sta piacendo alla follia, che è Bastardo, del quale ho letto i volumi 7, 8, 9, che ho recuperato a Lucca. Sta continuando davvero in modo fantastico, ti lascia spesso col fiato sospeso, è una storia davvero atroce, ragazzi, e il padre del nostro protagonista si sta rivelando sempre più stronzo. Chiamiamo le cose con il loro nome, stronzo. È uno psicopatico maledetto e non si riesce ad arginare. Sono molto curioso di vedere come si concluderà questa serie con l'ultimo volume, il 10, che spero che esca a breve. Comunque questo Kim Carby, davvero ottimo sceneggiatore, costruisce le storie bellissime, vedremo poi nell'arco di questo video anche Sweet Home, che continua alla grande. Altri due bei volumi, il volume 3 e 4 di Drifting Night Cafe, mi sta piacendo tantissimo questa serie di Shuzo Shimi. Logicamente un Shuzo Shimi più acerbo rispetto a quello che abbiamo letto negli ultimi anni con tante altre opere, ma questi due volumi sono davvero belli, logicamente molto sessualizzati, assolutamente consigliato per un pubblico adulto, perché qui vediamo come attraverso il sesso si possono andare ad attivare alcuni meccanismi psicologici e rendere schiave alcune persone. Quindi soprattutto in questi due volumi questa cosa viene un po' reiterata e utilizzata in particolare da uno dei personaggi più tosti di questo manga. Quindi anche questo veramente manga molto interessante, che si concluderà con il volume 7. Speriamo che Goen riesca a portarcelo con una buona regolarità, così possiamo continuare a leggerlo e godercelo. Si conclude anche Soft Metal Vampire con i volumi 5 e 6 che mi sono letto questo mese. Devo dire che questo manga non mi è dispiaciuto, proprio per il fatto che i personaggi riescono a manipolare gli elementi e gli scontri sono completamente basati proprio su elementi chimici opposti e la capacità di manipolare l'uno o l'altro. Devo dire che è stato gestito in modo buono fino al volume 6, logicamente non ha un finale particolarmente esaltante, forse un pochino frettoloso, però insomma come manga non mi è dispiaciuto, ho letto molto molto di peggio, sicuramente Rocky Endo ha fatto anche di meglio. Logicamente per me che sono un chimico e va a trattare proprio quel tema lì, per gestire tutti i combattimenti, per me è stato carino, ci sta. Passiamo ora alle serie in corso. Come sempre un grandissimo piacere leggersi Gannibal, una serie pazzesca, davvero se amate l'horror e il thriller questa è stata una delle serie più fighe in assoluto uscite ultimamente. La storia è sempre più intricata, sono molto molto curioso di vedere come evolverà. Questo davvero me lo divoro di volume in volume, quando ne arriva uno questo me lo pappo subito appena arriva, pack, sempre ricco di colpi di scena, le situazioni si ribaltano in continuazione, davvero davvero una narrazione fantastica, gran bel manga. Ti piace Milo? Sì, ha approvato. Sempre molto carino anche l'ultimo viaggio delle ragazze, mi sono letto il volume 3, molto bello questo viaggio senza una vera precisa meta di queste ragazze, che le porta a riscoprire cose di un mondo passato che magari noi conosciamo bene, attraverso questo mondo totalmente in distruzione, totalmente allo sfascio, quindi questo mondo post-apocalittico dove non sappiamo esattamente che cosa è accaduto. Sono super dolci, le vediamo godersi anche le piccole cose che si possono apprezzare in questo mondo alla rovina, e come sempre sa far riflettere sul valore del tempo, sulla vita, sulla morte, sulla guerra. È un'opera che nel suo essere leggera sa essere terribilmente profonda. Bello. Molto bello anche il volume 12 di Blue Period, ragazzi, siamo al secondo anno di università per il nostro caro Yattora, che inizia a scoprire anche un mondo diverso, un mondo dell'arte che non è semplicemente legato alla sfera accademica, ma tutto quello che c'è all'esterno, con collettivi, luoghi e anche persone che magari non hanno studiato, ma che riescono a lavorare e a sopravvivere con l'arte. Sempre molto intenso, sempre molto 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 bello. Continuando a parlare di cose belle, però assurde, ragazzi, Tracce di Sangue 12, ma che bomba di volume, cioè io non saprei cosa dirvi, perché è tutto uno spoiler dall'inizio alla fine, però è una serie, ragazzi, terribilmente malata, terribilmente
terribilmente cruda, terribilmente devastante e psicologicamente disturbante. Ogni volume che esce è un'escalation, raga, siamo arrivati ad un livello altissimo. Questo manga mi sta piacendo tanto, 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 tanto. Una delle cose più belle che ho letto di Oshimi, secondo me. Chissà come prosegue, perché qui davvero può succedere di tutto. Sempre bellissimo, ragazzi, Tokyo Revengers. Io ho amato anche il 20. Non riesco a capire davvero quando mi dite tutti quanti: eh no, non è possibile, non è bello, non è... Non so cosa avete da lamentarvi. Questo è un bellissimo manga. A me tiene continuamente incollato. Sarà che amo le storie di teppisti, ragazzi. Non lo so per quale motivo, ma a me piace tanto. Mi piace tanto anche questa sospensione che c'è sempre a fine volume, che mi fa venire una gran voglia di leggere quello successivo. E anche qui lo scontro con la Tenjiku, ragazzi, siamo quasi all'epilogo. Rientrano in gioco dei pezzi grossi, pazzeschi. Mi ha bombardato di emozioni. Grande volume Tokyo Revengers 20. Tanto per continuare a parlare di botte, Record of Ragnarok 12, ragazzi, altro volume pazzesco. Devo dire che questo scontro tra Zero Fuku e Shakyamuni è una bomba. Molto bello anche tutte queste evoluzioni che stanno avendo i personaggi nell'arco di questo paio di volumi. Non c'è niente da dire per un manga che intrattiene davvero da Dio, disegnato in modo tamarrissimo, ed è tamarrissima anche la storia. Sai perfettamente quello che puoi trovare in un volume di Record of Ragnarok, che lui svolge il suo compito alla perfezione. Altro volume che ho letto, Demon Slayer volume 21. Secondo me questi scontri finali sono disegnati anche un po' meglio rispetto al livello di disegno del resto dell'opera. Effettivamente non sono particolarmente male, ma non è che mi ha esaltato chissà quanto. Sono molto curioso di concludere quest'opera e di leggerne la fine, poi magari diamo qualche considerazione quando abbiamo chiuso tutto quanto. Altro discorso particolare va fatto per Sakamoto Days. Mi sono letto il volume 4. Quest'opera mi sta piacendo sempre di più. Il volume 1 era carino, sembrava divertente. Il volume 2 mi è sembrato un po' ripetitivo. Il volume 3 mi è sembrato riprendersi ed alzare la narrazione ad un livello un po' più alto, e devo dire che il volume 4 ha definitivamente confermato questo trend. Un bellissimo volume, anche qui ottimi scontri, la trama si complica un pochino, vengono fuori dei personaggi molto molto interessanti, si sono messe le basi per lo sviluppo di un'opera che potrebbe davvero andare in crescendo. Ci ha messo un attimo ad ingranare, ma sicuramente ora è diventato molto molto interessante. Il manga più divertente del momento? Sicuramente Domani il pranzo sei tu. Ragazzi, ha tutta la comicità che io cerco, è scorretto, è sessualizzato, è brutale. Davvero, sapete che amo alla follia Kiminori Wakasugi, questo autore è il mio autore comico preferito in assoluto, e devo dire che anche questo volume 7 tiene un livello, ragazzi, altissimo, troppo divertente, tra scontri assurdi, tra kaiju giganti, situazioni sessuali davvero davvero equivoche e strane. Io anche in questo volume sono morto dal ridere. È troppo divertente, ogni volta che arriva, ragazzi, lì subito a leggere, perché è uno di quei manga che aspetto davvero con ansia, come qualsiasi cosa che fa Kiminori Wakasugi. C'è qualche piccola serie ancora inedita, cari editori, portatecela, che così mi faccio due risate e si gode. Torniamo alla serietà, torniamo al sacrificio, torniamo all'impegno, torniamo al sudore e al sangue con il volume 4 della Stella dei Giants, ragazzi. Che gran cavolo di manga Spokon, spettacolare. Anche questa probabilmente è una delle migliori novità dell'anno. Sono contentissimo che finalmente sia arrivato in Italia questo pezzo di storia dello Spokon. Anche se è un manga del 1966, io lo leggo con grande piacere, e questi volumoni qua grandi, questi volumoni qua, me li divoro. Cioè, davvero, io non vedo l'ora che esca per capire come va avanti la storia, perché è fantastica. Oshi riesce sempre ad inventarsi nuove tecniche sempre più assurde per riuscire a battere gli avversari e superare tutti quanti per arrivare a diventare una grande e luminosa stella nel cielo, la vera e grande stella dei Giants. Mamma mia, che manga! A tratti poetico, a tratti cattivo, violento e spietato, bellissimo. Poi capisco, passerò un po' da girellaro, un po' da vecchio, ma che vi devo dire? A me piace troppo. Com'è incredibilmente fantastico, ragazzi, rileggersi Sanctuary con questa bella edizione. Abbiamo il volume 3, altro volume pazzesco. Abbiamo Asami che riesce a farsi spazio nel mondo della politica, dimostrandosi abilissimo a gestire una situazione molto molto particolare. Poi purtroppo in questo volume qua succede qualcosa di spiacevole al buon Ojo. Gli equilibri per quanto riguarda la Yakuza sono molto difficili da mantenere, quindi in questo volume c'è tanta carne al fuoco. Bellissimo comunque. Storia di mafia, storia di politica, una storia spietata che non risparmia nessuno. Davvero spettacolare, un grande classico che è immancabile. A proposito di grandi classici, è sempre una figata, ragazzi, rileggersi Dragon Ball. Mi son letto il volume 7, finisce la saga dell'esercito del fiocco
Marco Rosso con lo scontro anche finale con Tao Bai Bai, e poi si parte, inizia questa nuova saga con la Sibilla e i nostri cari beniamini dovranno affrontare una serie di avversari proposti dalla nostra cara strega per riuscire ad ottenere quello che stanno cercando. In questa fase Dragon Ball con Goku bambino è davvero divertente, c'è sempre questo carattere comico molto molto forte che davvero me lo sta facendo godere tantissimo, e questa rilettura dopo tanti tanti anni è davvero bella. Poi l'edizione, raga, cartonata con sovracopertina, sono molto contento, è proprio l'edizione che volevo avere, figata. Molto carino anche Kaiju Number 8, mi sono letto il volume 5, qui c'è un bello sviluppo della storia, diciamo che il nostro Kafka deve dimostrare di poter controllare i suoi poteri, e poi siamo nel bel mezzo di una nuova invasione pazzesca di Kaiju. Chissà se riusciranno tutti quanti a cavarsela, purtroppo in questo volume non sappiamo ancora tantissimo, però l'opera sta procedendo in modo interessante, anche questo sono molto curioso di vedere come proseguirà. Un altro volume carino, sempre molto 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 bello, Oshinoko, ho letto il volume 5, diciamo questo volume è molto particolare che va a trattare la storia di questa mangaka che avrà il suo manga adattato in opera teatrale, alla quale parteciperanno tanti dei personaggi che conosciamo bene e che abbiamo conosciuto nei primi 4 volumi. Un volume molto particolare perché questa mangaka è molto combattuta su quello che si farà a riguardo della sua opera. Finale brutale di volume, pazzesco, che ti lascia con una voglia incredibile di leggere il prossimo. E bello, bello questo manga, altra gran bella novità di quest'anno. Riesce quasi sempre a sorprenderti, come riesce sempre a sorprendere, a divertire, a emozionare, a strapparti qualche risata, ragazzi. Dandadan volume 3, altro gran bel volume, qui si conclude diciamo la saga della madre, possiamo chiamarla così, per poi catapultare i nostri personaggi in un altro guaio dove torneranno alcuni nemici che avevamo già visto nel primo volume, quindi c'è da capire un pochino che cosa combineranno, ma si aggiunge a dargli man forte un nuovo personaggio, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tanto la dinamica con cui questo personaggio è stato introdotto e mi piace tanto come questo personaggio può trasformarsi e l'apporto che probabilmente darà al gruppo. Veramente veramente figo, mi piace come sta andando avanti, mi piace come è disegnato. Dandadan è davvero un'opera moderna, fresca, un po' sboccacciata, ma del resto è anche quello il bello, super divertente. Restiamo in casa J-pop, Blue Giant volume 3, pelle d'oca ragazzi, bellissimo bellissimo questo problema che stanno affrontando in questo nuovo duo, la ricerca del batterista, il coinvolgimento di un determinato personaggio, i dubbi e i problemi, il senso di inadeguatezza, sono tutte cose che si affrontano quando si forma una band. Veramente veramente una figata ragazzi, non voglio spoilerarvi niente perché è un manga che quando lo leggete ragazzi parla da solo, pur non avendo una colonna sonora riuscite a percepire la bellezza della musica attraverso il disegno, è una cosa fantastica. E se qualcuno ha comunque vissuto un'esperienza in una band ritrova un po' tutte quelle dinamiche che si affrontano e quei problemi che si presentano quando si vuole suonare dal vivo, quando si vuole suonare insieme, quando si vuole fare grande musica, figata. Molto bello anche il volume 8 di Free Air ragazzi, questa parte iniziale dove devono cercare di recuperare questo alcolico leggendario mi è piaciuta tanto, e poi comunque un volume sempre ricco di intrighi, tranelli, scontri, anche qui i nostri personaggi si troveranno ad affrontare degli avversari demoniaci molto molto interessanti e anche a fare squadra con maghi diversi, sempre 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 molto bello, molto avvincente questo fantasy che va un po' oltre il fantasy, veramente veramente particolare, bello però, bello bello. Molto carino anche il volume 10 dei Diari della Speziale, anche qui una storia molto particolare tra strani insetti, malattie particolari che si presentano e anche il mondo dell'infermeria all'interno della corte che comunque non avevamo ancora conosciuto, e poi finale particolare con questa strana sfida che coinvolge l'imperatore, molto 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 interessante. Anche qui sarei molto curioso di vedere poi come finisce questa cosa perché era un po' particolare, comunque Diario della Speziale sempre molto molto carino. Chiudiamo con le serie in corso J-pop con il volume 3 di Squalificati, Ranger Reject di Negyaruba. Devo dire che anche questo volume mi è piaciuto, è un manga davvero molto molto particolare, l'autore si cimenta in qualcosa di totalmente diverso rispetto al manga delle gemelline che aveva proposto prima, e devo dire che riesce con un buon risultato a creare una storia comunque molto originale, dove questi Kaijin che si contrappongono ai Super Sentai cercano di infiltrarsi in queste particolari fazioni, anche qui si troveranno a dover affrontare
fare delle prove molto 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 dure. Anche questo sono intenzionato a continuarlo, anche se devo dire che non è proprio il genere che amo, però il fatto che è così particolare e che mi racconta qualcosa di diverso non mi dispiace, e quindi come lettura lo voglio mantenere. Molto bello, volume 5 di Shangri-La Frontier, si conclude lo scontro con Wedzaemon, questa quest durava già da qualche volume, bella, 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 bella. Molto belle le dinamiche dello scontro, quello che tirano fuori i personaggi, dinamiche come sempre tipiche da gioco di ruolo online, tavole veramente strafighe in questo volume, molto 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 belle. E come ho detto più volte, ragazzi, mi dà un sacco di vibes di quando ero un ragazzino e giocavo online. Sono molto curioso di scoprire qualcosa in più su questo mondo di Shangri-La Frontier, perché comunque sono riuscito a tirar fuori dinamiche e quest molto molto interessanti fino ad ora. Vediamo dove ci porteranno gli autori. Comunque, un bel manga. Molto bello il volume 7 di Planet of the Fools. Ragazzi, questa serie comunque mi sta piacendo. Siamo quasi alla conclusione anche per questa. Purtroppo, dopo la mega battaglia che era impazzata nel volume 6, in questo volume se ne vivono un po' le conseguenze, ma abbiamo anche già una controffensiva della fazione contrapposta ai nostri protagonisti, che poi si muoveranno per cercare di recuperare un personaggio che però non è proprio molto collaborativo, e lo vedrete perché poi finiranno anche per scontrarci, sì. Altro volume ricco di azione, con queste trasformazioni veramente bestiali, veramente strafighe. A me quest'opera piace tanto. Tutte le volte sono qui, ogni mese, a ricordare che in tantissimi l'avete droppata. Io non lo so, magari all'inizio poteva sembrare un po' confusionaria, però le cose mano a mano che uno legge si chiariscono e si capiscono meglio tutte le dinamiche di questo mondo così particolare che Hiroki Endo ha creato. Per me è proprio bello. Altro manga bello, brutale, devastante, Gift Plus Minus, mi sono letto il volume 3, altro volume molto molto interessante. C'era ancora una situazione in sospeso dal volume precedente che comunque viene risolta e viene fatta giustizia, questa giustizia crudele che c'è in questo manga. E poi comunque la trama un pochino si infittisce, alcuni personaggi scompaiono anche in conseguenza di quello che è accaduto nell'ultimo arco narrativo, e poi ci ritroviamo anche ad affrontare uno strano maniaco ed altre situazioni molto molto particolari. Comunque un manga molto brutale e un po' malato che ci voleva tra le letture. Molto carino anche il volume 3 di Come sopravvivere nell'era Sengoku, dove il nostro Oda Nobunaga sfrutta un po' tutte le tecniche della nostra Shizuko per andare a vincersi battaglia su battaglia. Quindi anche questo terzo volume è una figata, ricco di chicche, con tante piccole cose da imparare sia sulla storia del Giappone sia sulle strategie varie di guerra e sulle tante invenzioni. Sempre molto molto geniale questo manga, devo dire, è una bella chicchetta che Goen è riuscita a portare, eh? Molto carino, speriamo che riescano a dare una continuità anche a questo, perché ancora ha tanti volumi davanti, quindi mi piacerebbe continuare a leggerlo senza impazzire. Un altro manga che mi sta colpendo molto in questo periodo è Soloist in a Cage. Mi sono letto il volume 2, anche questo straricco di azione, nuovi personaggi, capiamo quelle che sono le dinamiche all'interno di questa città prigione, ed effettivamente incontriamo dei personaggi che contano davvero tanto. La nostra protagonista, che è tornata per recuperare il fratellino, sembra essere molto molto vicina a quest'ultimo, però si ritroverà in mezzo a una situazione molto molto più grande di quello che si aspettava. Subentrano un po' anche questi toni complottistici, strane religioni, strana fede, un'arca, capiamo. Vediamo cosa ci riserva il terzo e ultimo volume. Bello però. Carino anche il volume 2 di Shaman King Red Crimson, anche questo gioca molto sull'effetto nostalgia con Shaman King, il ritorno di tanti personaggi che conosciamo, comunque è ben disegnato e ben strutturato. Anche qui, finale di volume bello potente, con l'entrata in scena finalmente del personaggio che tutti quanti aspettavamo. Sono molto curioso di proseguire anche Red Crimson, che è comunque uno spin-off davvero carino di Shaman King. Torniamo ai webtoon con il volume 3 di Sweet Home, anche questo sempre devastante, claustrofobico, brutale. Altra opera che mi sta piacendo, devo dire, come sempre, Kim Carby, sceneggiatore anche di Bastardo, è davvero bravo a costruire queste storie thriller, queste storie un po' dalle tinte horror. Anche questo volume non ha deluso, anzi abbiamo visto il nostro protagonista incastrato in diverse situazioni piuttosto complicate e riusciamo a capire anche qualcosina in più di questi esseri mostrizzati che stanno invadendo un po' il mondo. Bello, sono molto curioso di proseguire. Devo dire che anche Sweet Home è bello. Altro gran bel volume, il volume 5 di Kenshin, sono molto contento di questa nuova edizione che è proprio bella, è la prima volta che leggo questo manga e mi sta continuando a piacere davvero tanto. In questo volume il nostro Battosai deve un po' sistemare quella che è la situazione che era venuta a crearsi abbastanza spiacevole nel volume precedente. Poi abbiamo un piccolo spin-off con Sanosuke che deve affrontare alcuni problemi del suo passato che riemergono, e in conclusione di volumi abbiamo un
nuovo assassino che è a caccia della testa del nostro caro Battosai, del nostro caro Kenshin. Chissà come evolverà, chissà se si scontreranno, cosa succederà, perché sembra uno spadaccino molto molto abile. Kenshin, figata. Come? Figata pazzesca, ragazzi, è Sanpei. Anche questo volume 3, veramente veramente bello. Ci sono meno curiosità, forse scientifiche, naturali, rispetto ai due volumi precedenti, però comunque una bellissima storia dove emerge la grande abilità di pesca di Sanpei e anche quello che riesce a trasmettere a tutte le persone che lo circondano. Veramente un altro volume molto molto bello. Anche qui, ragazzi, non vi dico niente sull'edizione, che con queste scaglie in rilievo in copertina sono sempre strafighe. Top manga da toccare in assoluto dell'anno. Concludiamo le serie in corso con una serie che si chiude. Abbiamo il volume 3 di Losers. Devo dire che questa miniserie portata da Nippon Shock mi è piaciuta davvero tantissimo, tanto che questo ultimo volume mi ha fatto addirittura commuovere sul finale. È proprio una bellissima storia, soprattutto se amate il mondo del manga, la storia del manga è imperdibile. Fantastica come è fantastico il protagonista assoluto di questa storia, che è Bunshin Shimizu. Immenso, immenso, immenso. Come vi ho già detto, finale da brividi, commovente, mi è piaciuto davvero davvero tanto. Se amate la storia del manga, recuperatevi questi tre volumetti, perché Losers è una figata. Per quanto riguarda le riviste, abbiamo Senpai Plus volume 9, ragazzi, volume dedicato un po' a Jujutsu Kaisen. Come vedete c'è anche il mio articolo sui minimi infiniti di Satoru Gojo, spiegato attraverso il paradosso di Achille e la tartaruga, quindi ragazzi non perdetelo, veramente una figata. Come sempre non mi perderò a commentare le rubriche. La rivista ha un po' rallentato ultimamente, ma Fabrizio spiega ampiamente il perché nel suo editoriale e sono cose che succedono. Attendo con ansia il volumone numero 10, che sarà una specie di 3 in 1 con tantissime serie e tante cose interessanti. Quello, ragazzi, davvero lo aspetto troppo. Per quanto riguarda le serie in rivista, mi è piaciuto come sempre Rock and Punch Riders di Daniele Rudoni, altro capitolo super ricco di azione dove il nostro protagonista finalmente entra in azione in questo scontro brutale. Carino anche Lilith, dove finalmente forse arriviamo a capire qualcosa, arriviamo a vedere qualcosa di strano, qualcosa di mostruoso, però purtroppo si interrompe sul più bello il capitolo. Peccato, avrei voluto sapere di più. Ottima anche questa conclusione di questa prima parte di Furio, mi è piaciuto tanto questo manga davvero ricco di azione con dei disegni molto 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 belli. E poi per quanto riguarda questo numero qua, anche Seven Drops ha una bella parte ricca di azione, mi è piaciuto molto lo sviluppo, vediamo un po' come continua e che cosa succederà. Senpai Plus, ragazzi, è un progetto davvero davvero bello, mi dispiace che purtroppo non è stato recepito al meglio come ci si aspettava, però vediamo se ci riserverà qualche sorpresa nel futuro. Intanto attendiamo l'ultima certezza, che perlomeno è questo volume 10, che è già disponibile in pre-order sul sito di Manga Senpai. Passiamo ora ai volumi unici. Io direi di partire con Il Libro dei Sogni, questa novità di Canicola, altro volume Gekiga di Yoshiharu Tsuge, un autore che è praticamente una garanzia assoluta quando si parla di Gekiga, soprattutto quando si parla di queste storie anche un po' oniriche. E all'interno di questo volume vengono riprese diverse storie anche da Negi Shiki, tra cui la stessa storia di Negi Shiki e anche un'altra, e poi ci sono alcune storie diverse che comunque sono molto molto interessanti, di diversi periodi di Tsuge in realtà, che utilizza degli stili anche molto molto diversi. Su questo canale abbiamo parlato più volte di opere Gekiga, quindi sapete bene, insomma, questo fumetto storico dedicato ad un pubblico più adulto. In questo volume in particolare abbiamo dei racconti potenti, un po' visionari, che raccontano un po' quel disagio, quella vita dei sobborghi giapponesi, tanti traumi irrisolti della popolazione di quel tempo. Il manga Gekiga del resto racconta questo, racconta in modo decadente, in modo triste, a volte anche in modo crudo, la realtà del Giappone di un tempo. Questo, ragazzi, è un altro volume imperdibile, molto 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 bello. Devo dire che Canicola sta tirando fuori delle belle chicchette, spesso. Quanto riguarda i manga un po' più datati, un plauso questo mese va fatto anche a J-Pop, che ha portato questo bellissimo volume, Una donna dell'era Showa, disegnato da Kazuo Kamimura, sceneggiato dal mitico Ikki Kajiwara. Sapete quanto apprezzo questo sceneggiatore, questo autore, ed effettivamente questa è una storia bella cruda, ricca di violenza, ricca di traumi, ricca di fatica e sudore, esistenze difficili, quelle che ama raccontare Ikki Kajiwara, che devo dire che con il disegno di Kamimura si sposa alla perfezione e riescono insieme a raccontare una bellissima storia in un bel volume unico che mi è piaciuto davvero tanto. Lo aspettavo da quando l'hanno annunciato questo, perché mi incuriosiva tanto, e devo dire che sono rimasto davvero soddisfatto. Poi il buon Arnaldo mi ha costretto a leggere Kagami Gakita, questo volume di
storie brevi di Rumiko Takahashi, a parte forse la prima storia relativa allo specchio che è carina, Revenge Doll la seconda, che racconta un po' la storia di un mangaka che utilizza questa strana bambola particolare per arrecare danni alle persone, che sì, funziona, ma il resto del volume non mi ha particolarmente esaltato. Le altre storie non mi hanno detto granché. Poi sul finale proprio c'è una storia a quattro mani che si chiama My Sweet Sunday insieme a Mitsuru Adachi. Sapete che anche questo è un autore che proprio faccio fatica a digerire di mio. Succede la stessa cosa con la Takahashi, è stato un po' un caos arrivare in fondo perché l'ultima storia è stata un po' pesa. Però lo abbiamo letto, lista meme, mandate, volumi che non voglio leggere, comunque ragazzi li leggo. Magari a volte ci metto un attimo di più perché effettivamente le uscite sono tante, restare in pari è difficile, però alla fine li leggo. E vedrete anche alcuni arretrati il prossimo mese, sicuramente. Passiamo ora a un volume del quale vi ho ampiamente parlato, La Zona Fantasma di Junji Ito. Ragazzi, a questo volume ho dedicato un video specifico, quindi come sempre vi invito a recuperarlo nelle schede o in descrizione, perché anche questo è un altro bellissimo volume di storie brevi del maestro Junji Ito, imperdibile. Tra l'altro le storie in questo volume sono molto molto originali, il disegno come sempre è estremamente suggestivo, come soltanto Junji Ito sa essere. Recuperatevi il video e magari date una possibilità a questo volume perché è una piccola chicca, soprattutto se siete amanti del manga horror. Altro volume che mi sono letto è Amon Saga di Yoshitaka Amano. Devo dire che la storia di questo manga non mi ha particolarmente entusiasmato, però è un buon esercizio di stile, sicuramente i disegni di Amano sono veramente una figata e dà il meglio di sé quando va a fare il design di questi personaggi, di questi mostri, di questi luoghi, che effettivamente sono un po' il punto forte di questo manga, che ha una storia secondo me un po' deboluccia. Però comunque sono contento che sia arrivato in Italia, anche per apprezzare il maestro Yoshitaka Amano sotto un'altra veste, tra l'altro volume ragazzi firmato e schiacciato da Amano, che goduria. Sarà sicuramente uno di quei pezzi che mi tengo vicino al cuore nella mia collezione. Altro volume unico che ho letto, che va un po' a completare la serie Girl from the Other Side, è Girl from the Other Side Dear. Questo volume racconta diverse vicende tra Shiva e il maestro che sono ambientate un po' nell'arco di tutto quanto il manga. Racconta più che altro momenti di estrema dolcezza in una storia che comunque sa essere davvero anche cruda e devastante come Girl from the Other Side. Devo dire che comunque l'ho apprezzato. Se amate Nagabe e volete un po' essere dei completisti, sicuramente questo volume ci sta, e se avete apprezzato Girl from the Other Side ci sta pure, perché comunque va a dare un'idea un pochino più completa delle dinamiche e dei rapporti tra la cara Shiva e il maestro. Molto molto carino. Chiudo questa parte dei volumi unici con quello che probabilmente è uno dei volumi unici che mi è piaciuto di più in assoluto quest'anno, Look Back di Fujimoto. Ragazzi, qui bisognerebbe fare un approfondimento molto importante, però il video ragazzi sta già diventando lunghissimo, quindi non mi dilungo troppo. È una bomba, a me è piaciuto tanto, soprattutto è riuscito a colpirmi nel personale. Sapete che quando le cose mi colpiscono nel personale poi io finisco per amarle alla follia. L'ho letto, sono scoppiato a piangere, me lo sono riletto altre due volte per quanto mi è piaciuto, ed è stato sempre più devastante. Questo è il manga per tutti quelli che hanno combattuto per raggiungere qualche obiettivo nella propria vita, e va a raccontare proprio quelle dinamiche, va a raccontare proprio quei problemi che ci si fa in quei momenti dove uno dà veramente tutto per raggiungere qualcosa, e anche il fatto che si finisce un po' a trascurare tutto quello che sta succedendo intorno a noi. È un volume clamoroso, è la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto di Fujimoto fino ad ora, l'ho adorato. Questo ragazzi è una bomba pazzesca, mi ha fatto capire tutta la potenza narrativa e il potenziale incredibile che ha questo autore. Pazzesco. Questo mese mi sono letto anche un paio di opere italiane, mi è piaciuto molto sicuramente Fiaba di Cenere di Simone Pace, che è uscito per edizioni BD, e è davvero un fumetto dalla veste grafica molto molto originale, molto accattivante, tutto a colori in una bella edizione cartonata che ho avuto l'occasione di recuperare a Lucca, conoscendo anche l'autore, quindi mi sono fatto fare anche un piccolo sketchino come vi ho mostrato dagli acquisti di Lucca. La storia è davvero molto bella, con questo fuoco che avanza inesorabilmente. Ho avuto anche l'occasione di fare una chiacchierata con l'autore in live da J-Pop. È un bel fumetto che comunque avevo già scoperto sulla app Takotun, dove ci sono tantissimi fumetti che potete leggervi direttamente sul vostro smartphone, ed ora che è arrivato in cartaceo con questo bel volume effettivamente è anche molto appagante da avere, perché è proprio una bella edizione. Comunque una bella storia basata sulla speranza e sul ripudio della guerra, veramente bello. Altro volume veramente veramente bello per Kleiner Flagg, è uscito praticamente Lorenzo De Medici, La congiunzione
miniatura del mio carissimo amico Mattia Valentini. I disegni, come sempre, ragazzi, sono fantastici. Guardatevi che roba, veramente pazzeschi. Mattia è super bravo e in questo volume viene raccontato, insomma, in questo fumetto storico, un po' la congiura dei Medici e come questa è stata gestita. Come sempre, ottimo, ragazzi, anche qui bello schettino, guardate che roba, figata pazzesca. E non vedo l'ora che il buon Mattia sforni qualcos'altro, perché oltre a essere un caro amico, sono uno dei suoi primi fan in assoluto, perché mi piace tantissimo quello che fa. Figata. Soprattutto se vi piacciono i fumetti storici, è imperdibile. E detto questo, ragazzi, il video si conclude. Spero che non mi denuncierete per sequestro di persona per avervi tenuto qui fino ad ora. E spero anche che perlomeno il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, come lasciare un bel like sotto il video. È importantissimo, non vi costa nulla. E aiutate il video ad andare meglio, così tante altre persone scopriranno il canale. Se non siete iscritti, ragazzi, iscrivetevi al canale. Anche quello è totalmente gratuito, non vi costa niente, basta che fate un click. Così facciamo crescere la community, non vi perderete gli altri video e porteremo contenuti sempre più interessanti. La community la trovate anche nel gruppo Facebook di Nerdy, vi lascio il link in descrizione. Entrate, venite a condividere i vostri acquisti, venite a parlare con noi di manga. Vi aspettiamo. In descrizione troverete anche il link al mio canale Twitch, dove sono spesso live, e il link al canalino spammino Telegram. Un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online, quindi se vi iscrivete lì, ragazzi, non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciandovi il mio contatto social, ovvero la mia pagina Instagram, MicheleMario86. Ricordatevi di passare anche su questa pagina e di lasciare un seguito, perché ci sono tanti altri contenuti che metto giorno per giorno, dai post alle stories, e magari potete anche scrivermi in DM. Direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!